Dal puro divertimento all'esplorazione estrema, il tuo riferimento è Eligio Romano Ferrino Store, via Piano d'Ardine 15 a Tripalda. È un urlo disperato quello degli ex operai della fabbrica dei veleni. In attesa che la legge di bilancio venga discussa e approvata al Senato, gridano alla vergogna perché per ora solo in 5 potranno beneficiare della pensione anticipata. Sono quelli che hanno potuto cumulare contributi maturati nel pubblico impiego dopo aver respirato amianto. Gli altri 40, di cui molti costretti a lavorare, nonostante la malattia, resteranno fuori. La rabbia è diffusa. Gianni Barizzano, operaio all'Isochimica per 3 anni. C'è questo rebus prepensionamenti che non vi fa dormire sonni tranquilli? No, perché siamo stati presi in giro un'altra volta. Il problema è questo: ci hanno promesso mari e monti, invece non è vero. Sia l'onorevole Pallini, sia Maraia e sia Carlo Sibilia. Gubitoso non ne parlo proprio perché non l'ho mai visto, non so neanche se è ancora deputato, che è onorevole. Il problema è questo: giocare sulla vita di noi operai malati non è giusto, è sbagliato. Fino a 2 giorni fa mandavano ancora i messaggi che avevano approvato e siete voi testimoni sui giornali, abbiamo tutti i prepensionamenti, non va nessuno, vanno solo 5-6 persone che hanno congiunto i contributi Impetap e della FAB e dei privati. Questa è la cosa più brutta, ma la vergogna della vergogna che noi siamo malati. Io, uno come me che lavora ancora da 25 anni, lavoro in fabbrica, e mi alzo la mattina alle 5-5:30, ancora continuo a lavorare ancora, anche se sono malato, perché lavoro per vivere. E invece io mi devo fare tutelare da quelle persone. Da premettere che l'ho appoggiato da parecchio tempo, le sto appoggiando pure perché mi sono sempre. Ma vedo che mi dispiace di la Zizzinella, mano e creatura. Quella è la verità, perché proprio è zero. Come porterà avanti questa sua battaglia? Noi siamo intenzionati e aspettiamo il Senato, perché sai, il miracolo ogni tanto ci stanno i miracoli. Io non ci credo, aspettiamo il Senato. Il Senato si entra il 15, può essere che c'è un emendamento, io non ci, però dopo il 15 bisogna vedere che bisogna fare, perché qua essere preso per i fondelli di nuovo dalla nuova politica è sbagliato, perché qua tutti siamo tesi, qua c'è gente che non lavora, che non fa niente, cioè sta proprio malata, che non può fare niente, questa è la verità. Fare campagna elettorale sulle spalle degli operai, ma soprattutto di quella parte degli operai che hanno dei problemi fisici evidenti, dei problemi psicologici evidenti, che hanno dei problemi familiari evidenti, non è affatto una cosa bella e né giusta. Quindi chi è che fa campagna elettorale in tal senso è pregato di smetterla.